Salve amici di Rosso Motori e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Gabri Bassi Racconta. Dopo l'appuntamento di Imola ritorna il campionato mondiale di Formula 1 e lo fa nel nuovo circuito di Miami tracciato che si trova nelle vicinanze dell'Hard Rock Stadium. Appunto tracciato che si snoda nei dintorni di questo nuovissimo impianto ed è un circuito caratterizzato da tratti veloci, tratti lenti e ha tantissimi rettilinei molto lunghi, quindi è un tracciato molto vario nella sua conformazione e sarà molto importante trovare il setup ideale della vettura per cercare di ottenere le massime prestazioni possibili. Bene, non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito a bordo della Mercedes V13 di George Russell per questo giro introduttivo dell'autodromo di Miami e quindi ci mettiamo i guanti e andiamo subito in pista. Eccoci siamo, stiamo per dar via questo giro lanciato dell'autodromo di Miami. Usciamo dall'ultima curva e via. Prima zona di RS, prima curva. Terza marcia. Quarta. Quinta, inizia adesso la sezione veloce delle S. Leggera pinzata, sesta marcia, di nuovo pinzata, quinta, di nuovo sul gas. E poi si arriva fine a zona dove ci sarà la marina. Nuovo tratto da gas spalancato dove si trova la seconda zona DRS. Decisa frenata qui. Short shift in terza per questa lunga curva che ricorda quella che doveva essere la seconda curva del circuito del Vietnam. Dopo questo tratto molto guidato si arriva sul lungo rettilineo che porta nell'ultima parte del tracciato. È decisa frenata. E andiamo ad affrontare adesso le ultime curve. E termina così questo giro lanciato dell'autodromo di Miami. Bene, come sempre vi ricordo di seguire Rosso Motori su Facebook, Instagram, Spotify, YouTube e LinkedIn se volete entrare a far parte della redazione. Da Gabri Bassi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Gabri Bassi Racconta. Ciao!